E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Modville. Io sono Rodi e oggi continuiamo il nostro distretto ecosostenibile, in cui dobbiamo mettere un attimo in pausa il gioco. Perché? Perché ci siamo scordati una cosa importante in questo distretto. L'avevo detto bene, non scordiamoci le cose importanti che vi ho spiegato nei primi episodi, e poi me la sono dimenticata. Dobbiamo fare i nostri collegamenti pedonali. Non li abbiamo fatti e se non li facciamo il traffico sarà incredibilmente disastroso. Per cui, come al solito, andiamo a farli. In più, si è buggata Precision Engineering, ma che strano. Prima o poi faranno una versione aggiornata, visto che il modder ha smesso di aggiornarla. Però, finché non arriverà, ok, è messo a posto. Saremo costretti a farla a mano. Quindi, dobbiamo fare tutti questi piccoli collegamenti che andranno a connettere le varie stradine in modo da dare alle persone una possibilità di muoversi a piedi senza utilizzare l'auto e quindi ridurre il traffico. Lo faremo ad ogni striscia pedonale, ad ogni incrocio, visto che gli incroci hanno in automatico le strisce pedonali. In questo modo dovremo dare la massima possibilità. Devo cercare di fare un pochino più dritte queste, devo dire, perché sta venendo un po' storte. Questa fa lo stesso perché ce l'ha già. Ecco qua. E direi che per questo pezzo le abbiamo messe tutte. Mettiamole anche a questo spigolo. Ma sì, dai. Qua le abbiamo messe tutte. Poi. Far così. Così. Perfetto. Faremo anche un passaggio pedonale qua, non vi preoccupate. Questo non ne aveva tanti da fare, quindi va bene così. Poi. Facciamo un collegamento così. Così. Ok. E anche questa dovrebbe essere tutta collegata. Ok, no, manca il pezzettino qua. Che potremmo fare con un ponte. Quindi facciamo qualcosa così. Andiamo ad abbassare. Ok. Così va bene. Poi adesso andiamo a usare il Network Multitool per sistemare le varie altezze. Quindi. Prima di tutto facciamolo alla stessa altezza questo. Ok. Facciamo un attimo una cosa, va. Sì, va bene, Network Multitool, come al solito. Facciamo una cosa così. Perfetto, poi gli diciamo tu devi stare alla stessa altezza di te. Perfetto. Veniamo a far così. Ok. Poi da qua facciamo così. Perfetto. E anche questo passaggio l'abbiamo fatto. Ora, rimane l'ultimo pezzettino qua. Magari facciamolo con le strade sul terreno invece che sopraelevate. Ecco qua. E andiamo a fare un collegamento così, visto che da quest'angolo non riusciamo a farlo. Perfetto. Ora, come vi ho detto, voglio fare un collegamento pedonale e lo voglio fare di fianco alla stazione. Quindi, andiamo a fare una cosa di questo tipo. Ecco qua. Così dalla stazione si può andare dall'altra parte per chi vuole. E poi magari qua invece facciamo un sopraelevato classicissimo.
togliamo la griglia. Ok, facciamo qualcosa così. Ok, andiamo a potenziare questo che mi è venuto sbagliato. E di nuovo, Network Multitool. Ecco qua. Ok, adesso a livello di collegamento dovremmo essere meglio. Ora, l'ultimo collegamento che voglio fare è un collegamento qua all'area industriale. Perché ci sono dei laboratori qua. E quindi, se qualcuno vuole andare a lavorare, ci può andare. Direi di farlo con questo qua, tanto per cambiare un po' i ponti. Quindi facciamo qualcosa di questo tipo. Poi lo abbassiamo a zero. E lo mettiamo qua. Ok, quindi Network Multitool. Perfetto. Ok, direi che abbiamo fatto tutti i collegamenti che dovevamo fare. Ora, di andare anche all'aeroporto a piedi direi che possiamo evitare. Quindi, con tutti i mezzi pubblici che abbiamo, al massimo faremo magari una metro. Che da qua arriva fin sotto. Oddio, potremmo farla che questa curva... No, si va a impattare. No. Potremmo mettere un'altra metro qua che va sotto e si va a recare qua nel centro. Magari nel buchettino vicino alla stazione. Non sarebbe una brutta idea. Quante metro abbiamo già? Quella è la vera domanda. Quante metro abbiamo già? Allora, qua abbiamo stradina sotterranea, stradina sotterranea, stradina sotterranea. Mi sa che le nostre metro sono tutte sopraelevate. Non abbiamo fatto delle metro... Ok. Delle metro sottoterra. Però vi dirò, come idea mi piace. Quindi direi di farla finché ci siamo. Possiamo però sbloccare il tempo perché abbiamo già fatto tutti i collegamenti. Quindi andiamo a prendere la metro. Andiamo a fare un collegamento qua. Perfetto. Esattamente l'angolo che volevo praticamente. E poi andiamo a fare il collegamento all'aeroporto. Quindi con questa qua. Ecco qua. Poi prendiamo la metro e andiamo a fare il nostro collegamento. Quindi qua voglio un set così. Poi me lo metto in sopraelevato e mi fa il collegamento. Ok. Poi andiamo sotto. Ancora più sotto. Ah, ecco, mi sembrava strano. Yikes. Dopo lo mettiamo a posto con Moveit quello. Ora tu sei un 12, quindi non c'è problema. Possiamo già usare Network Multitool? Ma sì, usiamo già Network Multitool.
Perfetto. Ora, l'unica cosa, andiamo a tirar su questo perché è inguardabile là sotto. Ok. Poi di nuovo network multitool. Ok, si è già scavato un pochino il terreno, quindi è inutile andare più su. Va bene così. Perfetto. Detto ciò, andiamo quindi a fare il nostro collegamento. Ecco qua. Ora, qua se non erro l'avevamo fatta la stazione. Sì, l'avevamo fatta, perfetto. Bene, non ci resta che mettere giù un po' di casette varie, uffici e tutte cose. Questi li voglio tutti i negozietti. Ok. Poi tiriamo un altro po' di casette. Sommettiamo anche l'insonorizzazione all'autostrada, non vi preoccupate. Quindi andiamo a prendere questo e mettiamo le barriere. Zio, perché ti devi aprire da solo? Poi me lo devi spiegare. Ecco. Si è distrutto quello pedonale, ma ci tocca rimetterlo giù. Adesso lo rimettiamo a posto, non vi preoccupate. Perfetto. Lì. Così dovrebbe esserci un pochino meno frastuono per quelli che vivono lì. Ora, a livello di camion siamo ancora messi abbastanza bene, direi. Sì. Ma sì, dai, ma sì. Allora, qua avevamo commercial goods, fish, zone di instru, zone instru, zone instru. C'è qualcosa per cui vogliamo tenerne? Non credo. Non credo proprio che ci sia nulla a cui vogliamo cambiarlo. Facciamo così, dai, a questo punto, visto che è rimasto qua per tutto questo tempo. Facciamo così. E allora. Tutto dobbiamo sistemare un po' sta zona che è uno schifo. Poi dobbiamo ripiazzare questo. Perfetto. E adesso andiamo a fare una cosina così, guardate. Andiamo a riattivare tutti questi. Insomma, in tutta un'area industriale così, volete che non ci sia una zona di uffici che gestiscono tutti questi magazzini. E insomma. E noi gli facciamo la zona d'uffici qua in mezzo. Gli mettiamo il ban al fare delle cose alte e siamo a posto. Quindi mettiamo un parchetto zen. Mettiamolo qua in mezzo. Poi gli andiamo a mettere parcheggi. Ecco qua. E infine facciamo un piccolissimo distretto. Ecco qua. E andiamo a mettere nelle policies
come abbiamo già fatto l'altra volta, ai Grice Bun. E adesso andiamo a fare i nostri uffici. Ecco qua. Perfetto. Mi ritengo soddisfatto, dai. Qui sta tutto crescendo come deve. Come siamo messo? 288 passeggeri? Ulala, quanti. Abbiamo veramente tanti passeggeri che vanno questa stazione, che 7,95, ok, direi che qua dobbiamo dare un'occhiata ai treni, perché mi sa che qua i treni hanno bisogno di qualcosina. Allora, questa linea è quella che va sotto, che non l'ho neanche guardata. Poi questa linea è quella nuova, la Train Unlimited. Vediamo un po'. Ok, riesce a prenderli tutti. Interessante. Ok. Non ha bisogno di altro. Per il momento ce la fa. Quando poi non ce la farà più, lo ricontrolleremo. Ottimo. Poi quest'altro era 3,20. Direi che il discorso è lo stesso. Sì, riesce a prenderli tutti. Non riesce a prenderli tutti. Non so neanche qual è. Non me la sta illuminando. Scusi. Ah, ma io so pollo io. Basta andare a vedere qua. Ok, questa qua. Okay, sempre la stessa, la 3 Unlimited. Sono un pollo io. La 2 Unlimited. A parte che tu potresti benissimo essere arancione, così ti vedo almeno. Ok, la 2 Unlimited è questa. E con due treni ce la fa. Ma qua, se io ci metto due treni. Sì, tanto si incrociano, ci sta, ci sta. Mettiamoci subito due treni allora. Ok. Questa che ne porta 5,80. Se crescono velocemente. Però ce la fa, ne? Ce la fa, perfetto. Spero non ce la facesse, possiamo mettere i treni quelli più capienti. Quindi ottimo così. Ok, ok. Mi ritengo soddisfatto, dai, le cose stanno funzionando. Abbiamo la stazione qua, che comunque ne porta pochi, ma ne porta. Sono 87 auto in meno, più o meno. Schifo non mi fa. Piace che la stazione questa è diventata praticamente una stazione di scambio, oltre che la stazione dell'università. Però, vi dirò, mi va bene così. 336 questa, ulala! Eri tu questa? Mi scusi. Ok. Sì, la gialla eri tu. Ok. Buono, 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 buono. L'acqua sembra a posto, ormai c'ho i traumi. E quindi possiamo continuare il nostro quartierino. Allora. Qua vorrei mettere quello con le barriere, però perdo tutti i segni di Intersection Marking Tool, quindi sinceramente non mi interessa. Ok, facciamo così. Un pochino più unica la cosa. Ecco qua. Qua potrei metterlo forse. Vediamo un po' se c'è una variante. Sì che c'è. Ecco qua. Così dà un pochino meno rumore a questi poveretti. E poi
Abbiamo un po' di alta densità qua. Da andare a infilare in mezzo. Ok. Mettiamo negozietti e negozietti. Perfetto. Vediamo qua. La struttura si è costruita. Perfetto. Chiamiamolo così, dai. Ci sono tanti parcheggi. Devo vedere. Forse la piazza, quella Paradox, non era mica un 4x4. No, è sempre un 5x5. Io mi ricordavo che c'era un altro 4x4 oltre al, al giardino zen. Tropicale no, un 6x6. Non mi ricordo proprio, forse lo skatepark. No, sempre 5x5 lo skatepark. Boh. Vero, possiamo mettere giù anche un pochino di questi. Possiamo metterli giù in questa zona qua. Sono sulla spiaggia, non ha quel gran senso. Potremmo metterli di qua però. Oddio, sono un po' distanti da qualunque strada. Vediamo un po'. Qua in città vecchia. Per qualcosa così tipo, vediamo un po'. No, è troppo in alto. Vedremo. Sono troppo piccoli e troppo in alto per funzionare. Ok. Ora, facciamo una bella cosa però. Parcheggio. Ok, mettiamo qua in mezzo dove non ci sono intersezioni. Che se no diventa un po' un disastro. Ok. Ok. Adesso andiamo un po' meglio. E andiamo a togliere i parcheggi da qua in mezzo. Perfetto. La nostra stazione sta facendo successo, devo dire. Le nostre stradine pedonali... Non più di tanto, ma non ci sono abitazioni di là, quindi me l'aspettavo. Questa sta facendo molto successo. Questo credo sia meglio andare di asimmetrico. Lì. Così intanto riduciamo un pochino. Anche questo sarebbe meglio asimmetrico. Mm.
così. Così dovrebbe andare un pochino meglio. Ok. Allora. Come siamo messi a disoccupati? 1% di disoccupazione. Stiamo facendo un lavoro fantastico, a quanto pare. Ottimo così. Ora, da questa parte abbiamo fatto tutti i collegamenti, sì. Bene, visto che tutto è cresciuto, direi che possiamo andare a mettere giù il resto. Tanto qua il distretto copriva tutto, né? Sì. Ai ai ai, però, il distretto non copriva questo pezzettino qua. Prima che vengano costruite troppe case, dobbiamo farlo. Ecco qua. Così anche queste case diventano ecosostenibili. Bene. Andiamo a piazzare anche questo di distretti allora. Ecco qua. Andiamo a mettere tutta questa bella zona così. E poi andiamo ad aggiungere un altro po' di negozietti qua. Bene. Poi. Direi che l'alta densità qua non la metto. Visto che ci stiamo avvicinando alla zona agricola, avrebbe poco senso. Qua andiamo tutto di bassa densità. Ecco qua. Qua ne ha per un bel po' per crescere. Ora, voglio ricontrollare la stazione, perché secondo me sta stazione, mo, c'è tanta gente in attesa. No, sembra che per il momento riesca ancora a prenderli tutti. Guardate quanti! Guardate quanti. Abbiamo la fermata del bus di fianco, il passaggio per andare dietro e la metro. Adoro. Allora, linea gialla. Ce la sta facendo benissimo la linea gialla, ottimo. Guardate, dalla metro prendono e vanno in stazione per fare il loro giro. Quindi abbiamo dato un altro trasporto dall'aeroporto là. Mi sembra ottimo, mi sembra. Ok, voglio controllare il budget. Come siamo messi col budget? Il budget dei trasporti. Siamo in negativo di 36.000 comunque. Secondo me è l'aeroporto che ci costa tantissimo. Sì, ci costa 20.000. Siamo comunque in negativo di 13.000 con l'aeroporto. Sono tutti in negativo alla fine qua i trasporti. Vediamo. C'è qualche policy che ci potrebbe aiutare? Sembrerebbe di no. Ah, un'altra cosa che ci siamo dimenticati di fare. Come policy, non abbiamo messo le auto elettriche. Ecco qua. Però ci costa 2 per veicolo là dentro. Ne vale la pena? Secondo me no. Non abbiamo abbastanza positivo ancora. Dobbiamo guadagnare di più da altre fonti.
Tanto voglio alzare un pochino il costo del biglietto all'aeroporto, però vi dirò. Siamo 75. E poi aeroporto. Abbiamo ancora qualche qualcosina da poter mettere per tirare un pochino su, visto che abbiamo tanto spazio. Quindi facciamo qualcosa così. Allora, perfetto. Poi ne mettiamo una casissimo così qua in mezzo, guarda, proprio così possiamo fare un 6 da una parte e 6 dall'altra. E poi tiriamo via qua in mezzo. Ok. Poi andiamo a mettere un po' di hangar con un po' di aerei attaccati. Quindi i nostri amici hangar, dov'è che stavano i nostri hangar? Qua. Possiamo mettere uno solo di quelli grandi, vabbè. Non c'è problema. Ecco qua. Poi andiamo a mettere giù gli aerei in quelli larghi. Allora, cerchiamo di centrarli. Ecco qua. Andiamo a mettere i medi in questi qua. Di qua. Ecco qua. Perfetto. Poi stazione di rifornimento. Sì, va bene. Andiamo a fare una cosa. Non è in area di aeroporto. Oh, santa pazienza. Questo not in hot soil. Allora. Suppongo che gli vada bene che io faccio così. Proprio casissimo. Credo gli vada bene, spero per lui. No, non gli va bene. Vediamo. Ok, forse so come dargli del suolo, casissimo. Allora, facciamo un brush un pochino più piccolo. Prendi qua. Lì. Poi facciamo un aeroporto. Qua in mezzo. Eccoli. Adesso si è preso il terreno. Così adesso non dovrebbe darci problemi, in teoria. Mamma mia, stupidità. Adesso non ce li dà. Bene, quindi stavamo dicendo, mettiamo un'altra corsia qua in mezzo, poi andiamo a levare quel nodo però perché mi dà fastidio vederlo così, ecco qua, e poi andiamo a mettere giù questo, perfetto,
Infine mettiamo giù due array alla meglio. Ok, dovremmo aver tirato un po' su l'attractiveness, perfetto. E quindi adesso tiriamo su di nuovo il costo del biglietto per riportarlo a 1000. Facciamo 1050, dai, così. Da $50 di biglietto adesso abbiamo $140 di biglietto e il nostro aeroporto è ancora più attrattivo. Questo in teoria dovrebbe darci un pochino più di guadagno quando abbiamo della gente che vuole volare. Magari sapete cosa, faremo un altro aeroporto qua in fondo, così la gente fa il giro da un aeroporto all'altro, ci paga due volte all'andata e poi paga di nuovo al ritorno. Magari è il modo migliore per far soldi. Qua il cargo non va. Il cargo non va, non vuole andare sto cargo, quindi... Aspetterò di vedere i vostri commenti a riguardo, purtroppo non ho ancora in mente nessuna soluzione. E direi che comunque per questo episodio abbiamo già fatto tanto, per cui direi di fermarci qui per oggi e di continuare la prossima volta, dove sicuramente dovremo dare un occhio a queste stazioni. Ciao!